Ben ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 227. Caro Marco Lanza, oggi finalmente parleremo soprattutto di golf femminile. È una bella puntata. Saranno contente tutte le donne che giocheranno a golf. Vedi, andiamo nel dettaglio. Intanto vediamo la clip per introdurre il nostro ospite. Eccolo qui, il direttore del Ladies European Tour, Davide Lantos, rapito tra un viaggio a Londra, uno dei paesi arabi, insomma siamo riusciti finalmente a averti in studio con noi. Io penso che oggi non potevamo scegliere di meglio. Esatto, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, sono veramente onorato per essere qua insieme a voi e poter finalmente parlare un pochettino di golf femminile anche nel nostro paese, perché non abbiamo grandissime opportunità di farlo, e quindi oggi cercheremo di spiegare il fascino dell'aspetto femminile del golf in Italia e anche all'estero. Ah, sai, con Davide Lantos tra l'altro avevo motivo di tanti argomenti oggi, perché lui è direttore del Ladies European Tour, sei un arbitro internazionale di ottimo livello, di alto livello, visto che hai anche arbitrato le Olimpiadi, il golf alle Olimpiadi di Rio. E poi hai tante altre esperienze, perché sei, devo ricordare tu in federazione che cosa fa lui. Sei responsabile assieme a Corrado Graglia della scuola che prepara appunto i direttori, i gatekeeper o superintendent e anche i maestri. Anche perché tu hai un lungo percorso come direttore di circolo, insomma sei partito dalla gavetta. Dalla super gavetta, nel senso che avrei voluto fare il vostro lavoro, giornalista come il mio papà. Hai fatto bene a non farlo comunque. E a posteriori penso proprio di sì, anche perché comunque la carriera nel golf mi ha dato grandissime soddisfazioni. Ho iniziato in un piccolo campo pratica raccogliendo le palline e poi facendo tutti i lavori possibili e immaginabili. Grazie alla scuola della federazione ho potuto imparare almeno la teoria su come si diventa un direttore di golf, e poi la pratica negli anni, lavorando anche in circoli molto prestigiosi per mia fortuna come l'Ugolino, il Golf Milano in Svizzera, per poi approdare al Ladies European Tour, che era un po' il mio sogno, sia dal punto di vista dell'essere arbitro, ma anche dal dirigere una struttura di tale importanza. Ecco, proprio golf femminile, stiamo vedendo l'immagine mentre ci raccontavi questo tuo inizio di carriera, e oggi sei presente in tutto il mondo, dove ci sono comunque tappe importanti del golf femminile. Ma a che livello siamo con il golf femminile? Che spesso, posso dirlo, è bistrattato, mentre invece ci sono delle grandissime giocatrici, grandissime performance, pubblico, perché all'estero abbiamo senza molto dubbio pubblico. Ma perché allora è così bistrattato? In generale lo sport femminile rispetto a quello maschile, abbiamo fatto con il nostro board degli studi, probabilmente il 99% degli investimenti va verso lo sport in generale maschile e l'1% verso quello femminile. In un'epoca in cui si parla, in inglese si chiama gender equality, quindi uguaglianza di genere, rimane comunque sempre così, a parole sono tutti molto, molto bravi, però poi nei fatti diventa difficile. Hai detto bene tu, all'estero abbiamo tante gare, andiamo dall'Australia, Nuova Zelanda, settimana prossima siamo in India, in Europa giochiamo un pochettino meno rispetto al passato, ma stiamo lavorando per ricreare il nostro network di gare in Europa. Sono nazioni come la Spagna, la Francia investono tantissimo, i governi investono tantissimo
nel golf femminile per dare l'opportunità anche alle ragazze di giocare così come hanno i ragazzi. Spero di riuscire a fare lo stesso, a ottenere gli stessi risultati con la Federazione Italiana Golf. Hanno creato un gruppo di lavoro che si chiama Golf e Donna, appunto per incontrare la necessità anche di sviluppare il golf femminile. So che si riuniranno a breve per spiegare ai circoli che hanno aderito a questa iniziativa lodevolissima cosa vuol dire. E in più, assieme alla federazione, stiamo cercando di organizzare per il 2019, finalmente dopo qualche anno, l'Open d'Italia femminile. Si investe tanto, ecco, nel golf maschile. Scusa, posso fare un po' di polemica? Negli anni passati, a un certo punto, quando era già programmato tra l'altro l'Open d'Italia femminile, per mancanza di fondi, quando bisognava risparmiare qualcosa, lo dico io in federazione, cioè tu sei la federazione, però hanno pensato bene di eliminare proprio l'Open femminile. Ma se vogliamo far crescere il golf a 360 gradi, credo che non si può prescindere da una quota rosa che diventa estremamente importante e sulla quale la federazione dovrebbe appunto puntare, come dicevi giustamente tu, per far crescere un pochino i numeri anche in Italia. Io credo che la volontà ci sia sempre stata e c'è sempre. E, come detto, in generale lo sport femminile è difficile da sviluppare e quindi il golf non fa eccezione. Io credo che alla fine ce la faremo. Bisogna solo creare la cultura dello sport femminile e nel mio ambito particolare del golf, e sicuramente riusciremo a ottenere dei buoni risultati. Ovvio che va investito qualcosa. Certo, ci dobbiamo fermare un secondo, noi abbiamo anche delle esigenze pubblicitarie. Ricordiamo però, prima di fermarci, che tra l'altro una sfida di pochissimi giorni fa tra donne e uomini professionisti a Montecchia, le donne le hanno date agli uomini, hanno vinto, quindi partono avanti, abbiamo diverse gare assieme allo European Tour, e dopo lo stacchetto pubblicitario ne possiamo parlare. Certo. Interessante i successi che poi queste ragazze hanno anche nei confronti dei loro colleghi. Allora, ci vediamo tra poco, ne parleremo con Davide Lantos, direttore del Ladies European Tour qui a Golf Television. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio Golf Television. Vedete tra le mie mani un thriller, il primo thriller ambientato nel mondo del golf, vedi, caro Davide Lantos. Noi è stato presentato ufficialmente giovedì scorso nel corso della nostra finale del Golf Television in Tour, che è andata in scena a Franciacorta, una giornata meravigliosa con tantissimi ospiti, durante la quale è stato presentato proprio questo The Club Face, scritto da Tom Bilotta, che è considerato lo scrittore più emergente di thriller a livello internazionale. Ed è ambientato proprio a cavallo tra America e Italia. Pineal Forest 96, poi si salta al 2016 perché succede qualcosa in Italia al San Vigilio del Garda, proprio a casa di Pietro Picella. È un intrecciarsi di situazioni tutte ambientate nel mondo del golf. È come leggere un libro vivendo una proama, ci sono tante situazioni di gioco reale. Però è un thriller, quindi con purtroppo qualcuno che ci lascia in modo anche un po' truce, ed è un ottimo veicolo per fare promozione, perché Tom Bilotta, con la sua casa editrice, distribuisce in 7 paesi. In Italia sarà distribuito da Mondadori, Feltrinelli, IBS, ma anche nel nostro shop online di Golf Television, per poterne entrare in possesso di questa copia. Ma la cosa bella è che è distribuito negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Giappone, Corea e tutto il nord Europa, quindi direi Germania. È un ottimo modo, e noi avremo proprio Tom Bilotta ospite in studio tra due puntate qui a Golf Television per parlare magari in modo più approfondito di questo libro, The Club Face, dal 94 a Pine Hill, al 2016 al San Vigilio del Garda, un intrecciarsi di storie nel mondo del golf. Un libro da non perdere, anche perché i thriller sono belli da leggere ogni tanto, ci danno l'adrenalina. Poi tu hai un papà che è scrittore, ne sai qualcosa, perché ne ha scritti i libri Ivan Lantos. Sì, è più sulle biografie, però comunque dal Conte Dracula a Nostradamus. Certo. So che sta scrivendo un romanzo. Li ho tutti, tu non ci credi, ma li ho tutti.
dal primo all'ultimo, infatti. Sì, questa promozione anche per il golf, comunque, perché un thriller che mi ha dato al mondo del golf lo legge il primo, un lettore che non, sai, non è, entra un pochino in questo mondo. Ma un altro aspetto è la Ryder Cup. Cioè, questo successo, anzi, vediamo un attimo intanto queste immagini che ci ha mandato l'amico Sauro Legramandi, che era proprio a bordo green quando Molinari ha vinto. Che cosa è successo? Proviamo a dare un'occhiata intanto a questo video. Mi lasciate i microfoni aperti, anche perché magari commentiamo con l'audio originale. Ecco, queste sono le immagini, praticamente appena si è conclusa ufficialmente la matematica data la ragione, no? L'aritmetica. Guarda, Chicco era letteralmente impazzito perché girava bagnando di tutto e di più. Ma poi i cori, Molinari, è fantastico, è veramente emozionante. Guarda, cioè, perché tutti dicono, ma il golf è snob, tutti, cioè, qui c'era un tifo da stadio, tra l'altro. Sì, sì, nel golf femminile, per esempio, c'è la Solheim Cup, che è l'equivalente della Ryder, e quando si arriva sul tee della prima buca con migliaia di fan che urlano come allo stadio, devo dire che l'emozione è forte e l'atmosfera è fantastica. Ecco, torniamo pure in studio con le immagini, grazie alla nostra regia. Ma la Ryder, quanto può dare? Io e Marco siamo convinti. Siamo. Che comunque, allora, in parte può dare il problema, beh, ma questo, io ho visto che in giorni successivi, finalmente, qualche giornale l'ha messo in prima pagina, che sì. È raro. Oh. Io conservo la copia della Gazzetta, io conservo tutte le copie della Gazzetta dello Sport, non so se si può dire, certo. Ma di eventi che mi stanno particolarmente a cuore, dalla vittoria della mia squadra di calcio alla faccia di Francesco Molinari in prima pagina sulla Gazzetta lunedì dopo il trionfo nella Ryder Cup, portato con 5 punti su 5 da Francesco. Se ne è parlato ai telegiornali, se ne è parlato nelle radio private, più o meno bene, più o meno con un'accoglienza positiva da parte del mondo del golf, ma io dico, se ne è parlato attraverso media che altrimenti non hanno mai fatto alcun accenno al nostro sport, e questo è importantissimo. Se ne parla e bisogna cavalcare l'onda adesso, come ne parlavamo con Marco in macchina arrivando qui, quando Tomba nello sci vinceva tutti andavano a sciare. Mi ricordo, ero un adolescente di Azzurra, tutti velisti, poi di Luna notte, Rossa, ricordi, tutti di notte a vedere. Stavo in piedi di notte per vedere. Sul Tele Monte Carlo, scusate. Le strambate, tutti esperti skipper velisti, e quindi il successo a livello planetario di un golfista italiano come Francesco sicuramente deve poter aiutare lo sviluppo del nostro sport. Facciamo una lezione di golf, Marco, perché facciamo abbiamo un blocco subito di golf, magari slittarla. Sì, che il maestro è un tuo amico. Allora, andiamo a vedere. Noi ogni settimana, caro Davide, proponiamo anche per gli amici non golfisti che magari vogliono appassionarsi, c'è qualche consiglio e entrano un po' nel mood del golf. Carlo Zappa, se hai delle piante davanti al green, che cosa devi fare? Amici di Golf Television, ben ritrovati. Siamo alla buca 14 del Golf Caccarimate. Ho chiuso il driver, mi trovo in rough della buca 15, ho davanti delle piante, ho un colpo di circa 88 metri alla bandiera. Ho due soluzioni. Ricordate sempre una cosa, che non c'è un colpo unico da giocare. Un grande giocatore si crea sempre delle alternative. Quindi io in questo caso ho la possibilità di giocare una palla sopra le piante e di giocare una palla sotto le piante. Quindi c'è una differenza anche tra giocatore esperto e giocatore meno esperto. Tra un giocatore che può sviluppare tanta potenza per alzare la palla e fare comunque 88-90 metri e un giocatore che ha meno potenza, che è obbligato a tirare la palla leggermente più bassa. Andiamo a vedere queste due tipologie di colpo. La prima, il giocatore che comunque riesce a sviluppare velocità, che ha tanta potenza, quindi teoricamente un giocatore un po' più esperto, ma non è detto, potrebbe essere anche un giocatore alto dedica che sviluppa tanta velocità, può giocare un colpo a passare la palla, a passare la pianta sopra. Quindi io ho deciso di prendere un 52 gradi,
posiziono la palla leggermente a sinistra, il peso del corpo è leggermente a destra, perché così facendo riesco a far scivolare il bastone e aumentare ancora leggermente quello che è l'off del bastone. Logico è che in questa posizione la mia preoccupazione è di buttare la palla più alta possibile e di buttarla nelle vicinanze del green. Un grande giocatore comunque cerca comunque di mettere la palla in bandiera. Normalmente quando giocano da 80-90 metri hanno perfettamente il controllo della distanza, quindi giocano uno swing con i polsi leggermente più fermi, perché devono sapere che fanno quella distanza, possono avere 3-4 metri in più o in meno, ma la palla deve essere in bandiera per fare birdie. In questa situazione io devo volare la pianta, quindi purtroppo sono obbligato a rilasciare un po' di più i polsi per cercare di far trovare velocità alla testa del bastone che mi alza subito la palla e mi fa fare distanza. Impugno il bastone normale, posiziono il peso del corpo leggermente a destra, la palla la metto poco poco a sinistra rispetto allo sterno, lascio caricare i polsi nell'andare indietro e lascio scivolare il bastone per tirare la palla alta, devo riuscire a fare distanza. Posiziono uno stance leggermente aperto, quindi il peso del corpo è appena appena a destra perché devo sviluppare distanza. Ok, sono riuscito a farla alzare, sono riuscito a passare sopra la pianta e mi è andata bene, sono riuscito a raggiungere il green. Se dovessi trovarmi con una palla che non è ben sollevata ma è leggermente in un buco, sicuramente faccio fatica a far volare la palla in questo modo e quindi devo decidere di giocare sotto la pianta. In questo caso devo prendere un bastone chiuso di loft, devo sempre fare 88-90 metri, io in questo caso ho preso un ferro 6, impugno il bastone corto, cerco di giocare a schiacciare, sto sotto la pianta, volendo posso anche aggredire leggermente il corpo per cercare di far entrare la palla e sperando la palla in banca e sperando che esca. Se sono fortunato che ho un rimbalzo corretto può anche uscire. Impugno il bastone corto, posiziono la palla leggermente a destra dello sterno, quindi leggermente a destra dei piedi, il peso del corpo è a sinistra, tengo le mani a sinistra, do la possibilità al mio corpo di muoversi sia indietro che in avanti schiacciando la palla e stando sotto la pianta. Sono stato fortunato, ho fatto rimbalzo prima del bunker, la palla mi ha saltato il bunker e sono riuscito a raggiungere il green. Vivere un 2019 di grande golf, iscriviti al Golf Rossera. A pochissimi chilometri da Bergamo, Brescia, Milano e Crema, il Golf Rossera, affacciato sulla splendida collina di Chiuduno, ti propone un intero anno di grande golf a soli 1000 euro. E se sei un nuovo socio, puoi giocare da subito gratis. Golf Rossera, un ambiente ideale anche per chi ha voglia di imparare a giocare a golf. Ha un costo davvero contenuto, grazie alle tante proposte dedicate ai neofiti e dove la prima lezione è gratis. Golf Rossera è un punto di riferimento anche per pranzi di lavoro, oppure per fermarsi a cena ammirando dalla splendida terrazza una vista incantevole. Diventa socio al Golf Rossera per vivere un anno di grande golf a soli 1000 euro, perché al Golf Rossera non è mai stato così facile e divertente. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza, insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Wild ride when he's taking the lead.
Travel Wine Franciacorta. Rieccoci nuovamente in studio. Davide, cosa manca al golf femminile per fare un salto di qualità? Tu prima hai detto che bisogna migliorare la cultura del golf femminile. Sì, secondo me al golf femminile non è che manchi poi tanto, perché basta venire a vedere una delle nostre gare per capire il livello qualitativo delle nostre ragazze che giocano in tutto il mondo, la capacità di interagire con gli spettatori, quello che apprezzano tantissimo quando abbiamo le nostre gare, sono proprio addirittura gli sponsor locali, quanto rispetto ai loro colleghi maschi, queste ragazze capiscono l'importanza del ruolo degli sponsor, dei promoter, degli spettatori, e interagiscono con loro. Bisogna creare una cultura, ma per gli spettatori, verso il golf femminile. È ovvio che se ti aspetti potenza, il driver da 350 metri, allora non va bene. Però comunque, ora abbiamo appena visto l'immagine di Anne Van Damme, una giocatrice olandese che ha vinto in Spagna questa gara qui, l'abbiamo giocata 10 giorni fa. Lei ha un tee shot che di media fa 310 yard, quindi come un giocatore. Sono molto... Per gli amici, torniamo con l'immaginario, ecco, per gli amici che ci seguono da casa che non sono golfisti, non da su TV generalista, 310 yard, sono quasi tre campi da calcio, uno dietro l'altro per lungo, tanto esatto, per intenderci. Cioè sono due campi e tre quarti, insomma, provate a immaginare un tiro che ti fa tre campi da calcio, uno in fila all'altra, e poi la tengono dritta, la palla va via bella, precisa. Esatto, bisogna riuscire a far arrivare questo tipo di messaggio alla popolazione golfistica in generale, che comunque anche il golf femminile è sicuramente da spettacolo ed è piacevole tanto quanto, io dico a volte di più anche rispetto ai loro colleghi maschi. Tu sei un arbitro internazionale che ha avuto tra l'altro delle grandissime soddisfazioni, perché eri l'unico italiano ad arbitrare alle Olimpiadi di Rio, sei stato proprio l'arbitro italiano presente quando il golf ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi, quindi di Rio. Che emozione è stata? No, è stata un'emozione grande, sia quando ho saputo che mi avevano selezionato a far parte del competition committee, siamo in 7 da tutto il mondo, poi non ero assolutamente l'unico, perché Sveva Greco, anche che è un arbitro italiano molto brava, è venuta per arbitrare la gara femminile. Io con gli altri 6 colleghi del PGA Tour, dello European Tour, dei vari tour professionistici mondiali, ho la responsabilità di organizzare entrambe le gare. L'emozione è stata immensa, a parte l'orgoglio, perché proprio lì ho pensato, 28 anni fa raccoglievi le palline a Milano 3, ora stai alle Olimpiadi. Quando ero al Maracanà alla cerimonia d'apertura, ho detto: beh, dai, questa è una cosa che non ti saresti mai nemmeno lontanamente immaginato. È impagabile. Sicuramente è frutto di lavoro duro e grandi sacrifici che cerchiamo anche di trasmettere ai nostri allievi della scuola, però comunque c'eravamo, il golf è alle Olimpiadi, è stato uno degli sport più visti. Voi sapete che comunque oggigiorno alle Olimpiadi uno sport viene scelto, inserito oppure tolto in base all'audience televisiva, e il golf è stato uno di quelli più visti, e quindi si andrà avanti. È già un paio d'anni che lavoriamo a Tokyo 2020. Ecco, qui ci sono delle immagini che ti riguardano. Cioè, ce le racconti un attimo? Qualche chilo fa anche. Qui dove sei? Questa qui siamo in Colorado alla Solheim Cup. Come detto, l'equivalente femminile della Ryder. Tra l'altro questa è stata l'edizione in cui per la prima volta l'Europa ha vinto su suolo americano, e qui ero nella funzione di arbitro di un match, quindi anche qui per i non golfisti ci sono diverse formule di gioco.
La Ryder Cup, così come la Sovereign Cup, si gioca a match play, quindi un giocatore contro un altro giocatore, oppure due giocatori contro altri due, dipende dal tipo di gara, e c'è un arbitro che segue per 18 buche tutto l'incontro e interviene in caso, in presa diretta, in caso, diciamo, di bisogno. Vediamo in presa altre foto di Davide Landes. Qui con chi sei? Qua sono con Marcello Franchi, che è un arbitro internazionale italiano di Bologna, anche lui molto bravo, uno dei più grandi esperti di equipaggiamento, palline e bastoni, del nostro paese, con in mano la coppa dell'Open d'Italia femminile a Perugia, che è stato l'ultimo Ladies Italian Open disputato. Poi andiamo avanti con queste immagini che riguardano Davide Lantos, una breve carrellata prima, ecco, quindi stai con in Repubblica Ceca a Pilsen, la cerimonia di apertura dell'Open della Repubblica Ceca. Poi andiamo avanti, vediamo, quindi passiamo da un paese all'altro. Abu Dhabi, in cui andremo la seconda settimana di gennaio del 2019 per una delle gare più importanti del nostro circuito femminile. Esatto. Poi c'è un'altra foto, questa carina. Qua sempre alla Solheim Cup in Colorado, con la camicia. Sei molto colorato, eh? Sì. Sì, diciamo che la... Ecco qua. Ecco, questa invece è la versione trichino. Okay. Qua così si scherza, perché comunque le giornate durante una gara, diciamo che noi stiamo 10-12 giorni sul posto, e le nostre giornate, quando sono brevi, sono di 12 ore, quindi ogni tanto è necessario. Guarda, adesso dobbiamo correre. Noi ti faccio vedere un tuo collega Roberto Ballini, che anche lui è arbitro internazionale, esatto, è il presidente AIAG, dell'Associazione Italiana Arbitri Golfisti. Con lui andiamo a esaminare tutte quelle che sono le nuove regole del 2019, quindi non perdetevi la chicca, perché se la palla si muove in green, vedete cosa succede nel 2019. Amici di Golf Television, eccoci con un'altra regola, ma oggi c'è una giornata di vento talmente forte che è praticamente quasi impossibile giocare. E come vedrete, qualcosa sul putting green è successo. È arrivato il vento e la palla si è mossa. Vediamo due situazioni di questa nuova regola, che è la regola 13D, che parla di cosa succede una volta che la palla sul putting green è stata mossa da agenti, da influenze esterne o da agenti atmosferici. In questo caso è stato il vento. La prima situazione che abbiamo visto era una palla ferma sul green, mossa dal vento ed è andata in una posizione diversa da qual era la posizione originale. Dovremo giocare la palla da là. Per quale motivo? Perché la palla era ferma, era sul putting green, il vento è arrivato, ha mosso la mia palla e la palla andrà giocata dalla nuova posizione. Questa è la prima situazione. La seconda situazione che abbiamo visto nel filmato: la mia palla era stata marcata nella sua posizione sul putting green, l'avevo alzata e, come mi è permesso dalle regole del golf, l'ho pulita una volta alzata e l'ho ripiazzata. Solo dopo essere stata ripiazzata, a seguito del fatto che io abbia alzato la palla si è mossa a causa di questo agente climatico, che lo chiamiamo, come lo chiamano gli inglesi, le forze naturali. Il vento mi ha mosso la mia palla. In questo caso la mia palla, che era andata in una posizione diversa da quella originaria, ma avendola io marcata e alzata e poi ripiazzata, la mia palla deve essere riposizionata nel punto originale. Quindi, ricapitolando, sono due le situazioni in cui, se la mia palla viene mossa da un agente esterno, in questo caso da una forza naturale, io dovrò giocare in modo diverso. Se la mia palla non era stata alzata e ripiazzata, la giocherò da dove è andata a finire. Se la mia palla era stata
marcata, alzata e ripiazzata, la riposizionerò nel suo punto originale. E anche per oggi, signori, abbiamo concluso con questa nuova regola, che è la regola 13D, che, come vi ricordo, andrà in vigore dal 1 gennaio del 2019. Ciao a tutti da Golf Television e dal vostro amico Roberto. Ciao! Rieccoci nuovamente in studio, cari Davide Lantos. Noi ogni settimana andiamo in giro alla scoperta dei circoli italiani e facciamo il viaggio dalla penisola. La settimana scorsa eravamo in Sardegna, Isarena, su un posto meraviglioso, natura selvaggia, un campo da golf da urlo, dove il mare è proprio lì, lo respiri quasi. Oggi ci trasferiamo invece in Lombardia, perché c'è un campo fantastico, un circolo di campagna che si chiama Zoate. Noi abbiamo in linea con noi la presidentessa, vale a dire Maria Teresa Corvini. Grazie e benvenuta a Golf Television. Buongiorno a tutti. Eccoci, presidente. Allora, grazie per essere con noi. Marco Lanza ha subito una curiosità. Vero? Sì, qual è la caratteristica principale del golf che lei dirige estremamente bene? Allora, il golf di Zoate è sicuramente uno dei campi più friendly dal punto di vista dell'accoglienza. Quando gli esterni arrivano, i golfisti arrivano, ci trovano bene, perché il personale è molto simpatico e i soci sono molto accoglienti nei confronti degli esterni. Sicuramente questo è. Ecco, e voi dove vi trovate esattamente? Diamo un'indicazione a un non golfista che sta guardando in questo momento le immagini in televisione e dice: ma vorrei cominciare a giocare a golf, fammi vedere, dove siete esattamente? Noi siamo a 8 km da Linate in direzione Melegnano e a 15 km da Piazza Duomo, quindi siamo molto molto vicini a Milano. La direttiva più facile per trovarlo è la Paulese, che va verso Crema. Ecco, stiamo vedendo delle immagini molto belle che sono relative alla doppia stagione. Prima abbiamo visto la primavera, adesso vediamo l'autunno in queste immagini. Io tra l'altro ho giocato diverse volte sul vostro bellissimo campo, ma mi sono accorto adesso di una Z fatta di cespugli, che meraviglioso, che singolo di Zoate. Mi vergogno di questo perché la stavo ammirando adesso nel video. Ma sa perché i golfisti guardano solamente la palla, è vero. È vero, mi vergogno tantissimo, ma l'ho vista adesso, è molto bella, tra l'altro, caratteristica. Vai, Marco. Presidente, ma perché viene ricordato spesso Zoate? Ma Zoate viene ricordato spesso per diverse cose. Per il fiume che attraversa parte del campo. Zoate è disegnato proprio tra questi filari di POP. Abbiamo più di 1800 piante che ci danno frescura d'estate, ma grossissimi problemi di manutenzione, però sono la bellezza di Zoate. E per quanto riguarda, diciamo, il percorso, se voi ci avete giocato vi siete resi conto che è un campo assolutamente tecnico e molto divertente da giocare. Vero, verissimo. E poi c'è questo trasferimento particolare a un certo punto dove... Che tutti ricordano Zoate per quello. Vede. Ma non solo, per la zattera, ma non solo, è l'uscita anche, perché si respira l'odore proprio della località dove vi trovate, in paese, perché si fa quel marciapiedino esterno a un certo punto. Sì. Protetto, sicuro, è tutto, dove si incontra magari qualcuno che sta facendo la partita briscola nelle belle giornate, piuttosto. A me è capitato ed è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo e mi ha appassionato. E poi c'è questo traghettino che vediamo, questa chiatta che porta e attraversa il fiume, fa giocare chiaramente i golfisti dall'altra parte. È una meraviglia, è una chicca veramente. Sì, diciamo che Zoate è una chicca perché il paesino è del 400 come certo. origine. E quindi mio padre, che fondò questo golf, questo circolo,
cercò di ristrutturarlo e per, diciamo che per l'80% ormai è completamente ristrutturato, ed essendo nel Parco Sud, con tutte le limitazioni che il Parco Sud impone, purtroppo e per fortuna le ristrutturazioni debbono essere fatte solamente in quel modo. Ecco, Presidente Corvini, vogliamo dare la possibilità a due nostri ascoltatori di venire a giocare a Zoate, se non ci sono mai stati, meglio ancora, magari proponendo il nostro solito gioco settimanale per far conoscere anche un pochino meglio il circolo, e quindi dargli modo, noi facciamo sempre domande dove se uno va a vedere il sito poi trova la risposta, insomma, cosa possiamo chiedere? Cosa incontrano alla buca 1? Cosa incontrano alla buca 1? Quindi, la difficoltà della buca 1. Allora, la difficoltà della buca 1 qual è? Da che cosa è rappresentata, diciamo, a livello naturale? Possiamo dire piccolo esatto, aiuto, no? Esatto. A livello naturale, da che cosa può essere rappresentata la difficoltà della buca 1? Perfetto. Come di consueto troverete il form per rispondere al gioco e poi in palio ci sono questi due grinfi per andare a giocare a Zoate. Ma anche quattro grinfi, non è un problema. Benissimo. Allora, Presidente, grazie mille, complimenti, un circolo meraviglioso. Il circolo di campagna di Zoate è un posto dove si respira, come ha detto lei, l'amicizia, il buon gioco del golf e io aggiungo anche l'ottima tavola, perché siete rinomati anche per questo e quindi è una giornata che si conclude in modo meraviglioso a tavola. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per venirci, grazie. Di nuovo. Allora, vedi, tu poi lo conosci bene questo circolo. Sì, sì, ovviamente quando vivevo a Milano era una tappa fissa. Ed è un piacere ascoltare un presidente così entusiasta, quando ho detto anche quattro, e poi è un piacere vedere che comunque il circolo di campagna esattamente rispecchia nella realtà quello che ha nel suo nome, perché è proprio così, tu quando vai a Zoate respiri l'aria di campagna pur essendo in un campo da golf, ed è questo che ogni campo da golf deve fare. Il suo brand, la sua marca deve riflettere quello che poi sono i valori reali che possono essere offerti al pubblico, ed è sicuramente un piacere quando si va a Zoate. Vedi, lui avrà raccolto anche parere in campo pratica, poi è diventato un ottimo arbitro, ha diretto i cicli, ma è anche un grande uomo di marketing, certo. Cioè, poi lui tiene lezioni di questo. Allora, sai cosa facciamo adesso? C'è un circuito, il nostro si è concluso e avremo modo nelle prossime settimane di vedere sia l'ultima tappa di Varese, avremo modo, e io chiedo scusa agli amici che hanno partecipato alla finale dell'ACI Golf quest'anno a Creta, abbiamo fatto una settimana fantastica, l'abbiamo ripresa tutta con le finali, la manderemo in onda settimana prossima. Invece oggi vi proponiamo che cos'è il circuito Banca Generali, con un invitational strepitoso, ha fatto tappa a Monticello prima della finale. Andiamo a vedere che cosa è successo. Creato questo evento che negli anni è diventato ormai un sogno per gli appassionati di golf che sono anche i vostri clienti. Sì, vabbè, questo è grazie al fatto che la banca ci ha messo a disposizione determinate tappe, quindi anche circuiti, anche location, perché poi al di là di tutto questa è una cosa importante, per cui poi si è creato giustamente tra tutti i clienti, gli amici dei clienti, gli aspiranti tali, per cui si rimanda da una tappa all'altra fino ad arrivare poi alla tappa conclusiva, che è quella di Cherasco, che sarà il 16 ottobre, dove bisogna esserci per vedere cosa succede con la tappa cosiddetta del tartufo, quindi del tartufo d'alba. È incredibile. Noi abbiamo bisogno che qui la gente si diverta, e quindi già le bandiere cattive magari. Bravo! Già quelli che noi che giochiamo a golf il sabato e la domenica siamo lì sempre a lottare con questa virgola. Quindi quando c'è un'invitation bisognerebbe in teoria facilitare un po',
però dai, va bene così, questo è un campo bellissimo, abbiamo fatto anche delle location molto belle, partiamo sempre, siamo partiti da Gardagolf, siamo stati a Prato, alle Pavoniere, sono tutti campi molto belli. Appuntamento quindi per tutti i vostri clienti appassionati per l'ultima coccola a Carasco. Per il 16 di ottobre a Carasco e poi per l'anno prossimo il solito circuito che spero venga rifatto, però con i clienti che abbiamo che continuano ad arrivare e gli amici, i prospect che arrivano, penso che sicuramente sarà un'iniziativa che ripeteremo. Grazie anche a tutti gli sponsor che abbiamo. Credo che la condizione più bella sia quella di abbinare il lavoro a una grande passione come il golf, e Banca Generali in questa è maestra, perché ogni anno dispensa un circuito ricco di coccole che ogni golfista cliente non può ignorare, anzi. Beh, assolutamente sì, a mia volta ho avuto un maestro che è Bruno Manera, che ben conosci, e chiaramente lo spirito col quale facciamo questo è la gioia dei clienti nel poter giocare in campi dove diversamente magari non avrebbero la stessa facilità di accesso. La facilità di averne 130, 140, certe volte 160 in campo, che vuol dire che forse in 10 anni che ti sei sforzato, hai cercato di portare questo invitation al livello che oggi altri dicono essere al top level in Italia per quanto riguarda un invitation, vuol dire che anche noi siamo contenti, e la felicità nostra è che se il cliente è soddisfatto comunica a un amico: guarda che in Banca Generali non sanno solo organizzare gare di golf ma fare anche altro, per cui un cliente tira l'altro come una ciliegia tira l'altra. Bene, i numeri per quanto riguarda gli investimenti siete a livello massimo, e quindi questo testimonia l'ottimo lavoro che fate nella vostra professione quotidiana, ma al tempo stesso come sapete organizzare gli eventi a livello golfistico, perché sono anche tante le aziende che vi affiancano volentieri e sono tutti nomi di prestigio che vi seguono in questa invitation. Mai come quest'anno abbiamo avuto sponsor che hanno richiesto di entrare nel nostro circuito. Chiaramente la crescita nelle masse della raccolta non è ovviamente indotta solo dal golf, il golf contribuisce per una parte, ancorché è importante, ma chiaramente da Gian Maria Mossa, amministratore delegato, ai vice direttori generali e quant'altro, e al fatto che abbiamo questo nome Generali dopo banca, evidentemente in Italia ha ancora un appeal per chi oggi è in reti magari con qualche difficoltà e manageriale e di performance, per cui riusciamo anche lì con facilità a raccogliere masse. Poco fa abbiamo lanciato il nuovo gioco settimanale che riguarda il campo di Zoate, ma settimana scorsa, quando abbiamo parlato di Isarenas, abbiamo fatto questa facile provocazione: quanti par 3 ci sono sul percorso di Isarenas? Facilissimo, erano 4, come quasi tutti i percorsi golf, quasi. E ha vinto, ed è in linea con noi, dalla Toscana, Irene Checcucci. Complimenti e grazie per aver giocato con Golf Television, Irene. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, intanto, da quanto giochi a golf? Sono circa 7 anni. 7 anni, il tuo handicap? 26. Quindi hai una voglia, ti piace almeno? Sì. Sì, non ho la possibilità di praticare molto, però diciamo che è uno sport che ho cercato proprio per la tranquillità e la serenità che mi dà. E come hai fatto a rispondere bene alla domanda? Hai giocato anche su questo campo? Esatto, proprio quest'estate. Ah dai, hai vinto Sardegna. E come l'hai trovato? Ti è piaciuto il campo? Bellissimo, veramente bellissimo. E quindi ci dovrai tornare per forza ora? Diciamo che è un piacevole per forza.
Senti Irene, tu giochi a Castelfalfi, che considero sinceramente uno dei campi uno veramente dei campi forse più belli in Italia, perché c'è un panorama meraviglioso, ha delle buche fantastiche. Castelfalfi è veramente un gioiello. Noi abbiamo in studio con noi in questa puntata Davide Lantos, che è il direttore del Ladies European Tour, dove tu magari hai il sogno di andarci a giocare un giorno, se ti abbassi, se diventi brava. Hai qualcosa da chiedergli, un consiglio? O meglio, Davide, vuoi dare un consiglio a Irene? No, il consiglio che posso dare a Irene è intanto di continuare a giocare, coltivare la passione, poi se si scende di handicap ancora meglio, e poi di supportarci in questa opera di divulgazione anche dello sport del golf femminile. E sicuramente abbiamo bisogno anche dell'aiuto delle numerose ragazze, donne, signore che giocano questo sport così meraviglioso. Irene, ci sarà una puntata da non perdere, abbiamo visto di quei colpi dell'ultima gara spagnola che hanno fatto 10 giorni fa, devi vedere, c'è questa giocatrice, l'olandese, che tira un driver da 310 yard, quindi fatti onore tu a Castelfalfi, non aver paura dei maschietti che ci sono lì, gioca il tuo gol, ma soprattutto divertiti, e l'anno prossimo adesso vai a giocare a Isola Arenas quando vuoi, insomma. E naturalmente seguici Arena. Irene, tanti auguri, grazie, e soprattutto mille. Buon golf, e grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Marco Davide, Lanza. La federazione stabilisce la politica generale sul golf per andare avanti, ma chi lavora veramente sul campo sono in particolare i direttori. Come si diventa direttori e chi è un bravo direttore? Allora, si diventa direttore di golf in svariati modi, cominciando raccogliendo delle palline in un campo pratica oppure arrivando direttamente in segreteria. Quello che assieme al mio collega e amico fraterno Corrado Graglia cerchiamo di trasmettere è che ci vuole tanto studio, abnegazione, pazienza, voglia di imparare in continuazione. Il mondo del golf, come nel mondo in generale, non fa eccezione. Si corre a una velocità tale, i cambiamenti sono così veloci che non ci si può sedere pensando di essere, come si suol dire, arrivati, quindi tanto studio. C'è la scuola al golf nazionale, ogni anno noi riceviamo 20-25 giovani ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere questa carriera. La cosa bella è che noi non cresciamo solamente i direttori di golf, ma anche i maestri e i superintendent, nell'idea che il lavoro fondamentale per avere successo è quello di squadra. Non esiste solo il bravo direttore, il bravo maestro, il bravo superintendent, esiste una squadra coesa che assieme cerca di far crescere questo sport. Nel momento in cui tutti quanti lavoreranno con questo spirito, allora si farà un grande salto di qualità. È stata una gran bella puntata, devo dire. Purtroppo il tempo corre, c'è volata questo nostro appuntamento. Davide, lui è un ottimo, tornerà ancora. È un ottimo interlocutore. Tornerà ancora. Sono onoratissimo. Tu lo sai, questa è casa tua e nel golf femminile piace tantissimo, per cui quando poi si vedono dei call, posso dirlo? C'è il divertimento che vedi in queste professioniste, a differenza, qui faccio una critica, dei maschietti. Le immagini che si sono viste, che poi va bene, un trailer prende dalle clip il meglio di, ma comunque vedi che c'è uno spirito diverso, c'è forse più gruppo tra le giocatrici in quel caso che non tra professionisti che magari hanno tutta una metodologia di approccio leggermente diversa. Il golf femminile va promosso e soprattutto Golf Television è al fianco del golf femminile. Io vi ringrazio tantissimo per questa opportunità di poter parlare finalmente anche di golf femminile in un ambiente in cui si parla tanto di golf e sport maschile, quindi grazie per l'invito anche a nome delle nostre giocatrici. Grazie Davide Lantos. Marco, appuntamento per la prossima settimana, e mi raccomando, seguiteci, guardate Golf Television, che non vi deluderemo. Se volete cominciate a leggere The Club Face, lo trovate chiaramente nel nostro shop online www.golftelevision.tv per vedere tutti i servizi e le trasmissioni anche on demand. Alla prossima.